Bentornati ragazzi, attenzione agli assegni circolari che da sempre sono tra i titoli di credito più affidabili, si dice equivalgono a soldi contanti. Eh sì, perché per avere un assegno circolare bisogna andare in banca a farselo stampare, la banca te lo stampa e te lo rilascia soltanto se sul tuo conto in quel momento ci sono i fondi, i soldi necessari per coprire, tra virgolette, quell'assegno circolare. E nel momento in cui te lo emette questo titolo di credito, dal tuo conto vengono contestualmente sottratti i soldi. Quindi quell'assegno rappresenta denaro. Se i fondi sul conto sono insufficienti, l'assegno circolare non può essere emesso. Per cui, a differenza degli assegni normali, specialmente in determinati pagamenti di una certa importanza, si tende a preferire gli assegni circolari. Abbiamo sentito da più parti e spesso che sono capitate le frodi con assegni circolari falsi, ma in questo caso ciò che ho avuto modo di constatare parlando con un amico di banca, un direttore di una filiale, effettivamente è accaduto che anche trattandosi di assegni circolari veri, controllati, su cui la banca ha rilasciato il bene emesso, quindi ha attestato con determinati controlli che si fanno all'interno, che quell'assegno circolare effettivamente è valido, vero e quindi a tutti gli effetti equivale a soldi contanti. È quindi il caso in cui davvero non possiamo avere dubbi e lo accettiamo. Ma cosa è successo? A me il dubbio è venuto ultimamente in fase di trattativa nella vendita della mia automobile. Farò un video al riguardo a breve, lo sto già preparando con le registrazioni dei vocali della trattativa, quindi è piuttosto interessante. In pratica, immaginiamoci di dover vendere un oggetto, ad esempio un'automobile, ad una persona che non si trova nella nostra città. E quindi iniziamo poi le trattative telefoniche. Questa persona, al termine di queste trattative, convinta di voler comprare il mezzo, ci manda una scannerizzazione in altissima definizione di un assegno circolare con cui lui pagherebbe questo mezzo. Noi cosa facciamo diligentemente? Prendiamo questo assegno, andiamo in banca e chiediamo la verifica di questo assegno che sia autentico e reale. La banca ci conferma effettivamente con il bene emesso che questo assegno circolare è valido a tutti gli effetti, è autentico e ha avuto anche una risposta dall'altra banca. Allora cosa succede? Noi siamo convinti che tutto è regolare e vada per il meglio. Il giorno dell'appuntamento fissato per la vendita di questa automobile che stiamo ipotizzando, viene il potenziale acquirente, ci consegna questo assegno circolare che noi già abbiamo verificato, ce lo mettiamo in tasca forti delle nostre convinzioni e andiamo a fare il passaggio all'ACE. Finito il passaggio all'ACE andiamo in banca. Con il potenziale acquirente o senza il potenziale acquirente. Cambia pochissimo perché noi entriamo in banca, prendiamo il nostro assegno circolare e lo andiamo a versare nel nostro conto. Tutto è ok, arrivederci e grazie e ce ne andiamo a casa. Il circolare stesso, nel momento in cui io vado ad incassarlo nel conto corrente, sia allo sportello che al bancomat, viene recepito dall'istituto perché servono 1-2 giorni per arrivare al termine della procedura e quindi capire che effettivamente l'assegno che noi abbiamo versato allo sportello, quindi alla persona o al bancomat, era né più né meno che un clone di quello che noi verificammo prima andando in banca con il file della scannerizzazione che il potenziale acquirente ci inviò a suo tempo, in quanto effettivamente il potenziale acquirente andò nella sua banca, si fece emettere regolarmente un assegno circolare autentico e valido a tutti gli effetti su cui noi abbiamo fatto i controlli. Però poi cosa ha fatto il giorno dopo, prima di venire all'appuntamento con noi? È tornato in banca e ha riversato questo assegno circolare valido su cui noi avevamo fatto i controlli. Contestualmente ha realizzato il suo clone, che è quello che ci porterà all'appuntamento, che noi crediamo essere valido e autentico perché già abbiamo fatto i controlli di rito, e invece è un clone. Quindi noi, specialmente poi se fosse di venerdì, dobbiamo aspettare 4 giorni, 3 giorni, se invece non fosse venerdì, 1-2 giorni per avere la comunicazione dalla banca che l'assegno purtroppo è un clone, è un falso. E nel frattempo la proprietà dell'automobile l'abbiamo persa. Mi perdonino i più esperti che già conoscono magari questo procedimento, ma ahimè, forse c'è ancora qualcuno che potrebbe cascare per una leggerissima disattenzione in questa trappola, secondo me insidiosa. Per vedere come agiscono, come parlano, come si rapportano determinate persone all'interno di queste trattative, sto preparando il prossimo video in cui effettivamente io riporterò gli audio delle conversazioni su cui nascono molti dubbi sulle reali intenzioni del potenziale acquirente. Arrivederci al prossimo video.